quello che vi ho appena mostrato è un plank row alternato con l'uso di questo attrezzo che si chiama kettlebell. Io in inglese, ragazzi, non sono molto bravo con le pronunce, spero di essere abbastanza comprensibile nei vostri confronti. Come fare per effettuare questo esercizio? Allora, andiamo a metterci sempre nella nostra posizione di plank. Quindi partiamo a quattro zampe in modo da sistemare i polsi in linea con le nostre spalle. Il palmo della mano, ragazzi, deve essere sempre ben poggiato al pavimento. Distendiamo dietro le gambe tenendo i talloni in apertura circa in linea con le anche. Stacchiamo la mano destra, andiamo ad afferrare il nostro attrezzo e facciamo scivolare il gomito vicino al nostro corpo, portandolo più in alto possibile. Poi andiamo giù, poggio la mano destra, prendo il mio attrezzo e faccio la stessa cosa nella mano sinistra, su, quindi facciamo un row rematore, faccio scivolare il mio braccio intorno al mio corpo e spingo più in alto possibile il gomito. Allora, gli errori da evitare in questo esercizio sono alcuni. Allora, il primo è la posizione di plank, cioè quindi dobbiamo fare attenzione a non andare giù con la schiena e a non portare su troppo la schiena. Nel fare un plank combinato con altre cose, di solito si perde sempre la concentrazione della posizione, quindi noi cerchiamo di pensare sempre alla nostra posizione del corpo, che deve essere sempre una tavoletta. Quindi rimaniamo sempre a tavoletta e cosa facciamo poi? Prendiamo il nostro attrezzo e lo vado a portare un po' più avanti. Quindi se io ce l'ho posizionato lontano come in questo caso, lo avvicino, quindi non dovete mai sollevare il peso quando è lontano. Io devo sempre spingerlo il più possibile vicino a me. Poi porto il gomito, lo faccio scorrere, rimane incollato al mio corpo e vado a spingere su al massimo il gomito verso il soffitto e ritorno, ok? Poi se vi dà fastidio lo rimettete qua in avanti. Stessa cosa se il mio attrezzo è davanti, lo faccio scorrere verso di me, vado a spingere il gomito vicino al mio corpo e tiro il gomito al massimo verso il soffitto. Se questo movimento vi risulta troppo avanzato, lo possiamo fare un po' più facilitato. In che modo? Tenendo la posizione di plank semplice. Quindi io vado a tenere le ginocchia in appoggio. Anche qui non devo rimanere a carponi, ma devo tenere le ginocchia sempre un po' più indietro rispetto alle mie anche, ok? Quindi faccio stessa cosa, prendo il mio attrezzo, faccio scivolare il gomito che rimane sempre incollato vicino al mio corpo e spingo su al massimo il gomito verso il soffitto e ritorno, ok? Su e ritorno. Se per caso anche la prima volta che lo faccio il peso mi risulta molto difficile, posso eliminare tutti gli attrezzi, quindi posso farlo in posizione di plank agevolata, senza niente, o in posizione di plank avanzata, anche senza niente, ok? Anche qui l'intensità del row fatela voi. L'importante è però non sbagliare il movimento, perché velocità non significa sorvolare sulla tecnica. Quindi se io sento di essere tecnicamente bravo e sono tecnicamente preparato per quell'esercizio, allora posso anche velocizzare di più i movimenti. Se io invece vedo che tecnicamente non sono ancora pronto, cominciamo lentamente a fare le cose, poi man mano che prenderemo confidenza negli esercizi, allora diventeremo
flash, cioè nel senso che cercheremo di utilizzare molto di più i nostri movimenti. Ciao!